Sono veramente grato per questa possibilità di rivedere dopo 47 anni questa casa a Nemi. Per me è un ricordo bellissimo, forse il più bello ricordo di tutto il concilio. Nella primavera del 1965 Josef Ratzinger era un giovane teologo catapultato nel più grande evento ecclesiale del secolo. Perito al Concilio Vaticano II, a soli 37 anni si trovò in compagnia dei grandi della Chiesa ad elaborare il nuovo schema per il decreto sulle missioni. Lo scenario era proprio il centro internazionale della Società del Verbo Divino, la casa ideata e costruita pochi anni prima da padre Schutt, generale dei Verbiti, chiamato da Paolo VI a coordinare il gruppo di lavoro che avrebbe dovuto riscrivere uno dei testi più importanti del Concilio. Tutto questo ha ricordato Benedetto XVI, varcando questa mattina il cancello del centro Ad Gentes. Nella cappella, popolata dai missionari di oggi e da quelli eroici del passato, ha raccontato dell'incanto del lago, delle serate in compagnia di Fulton Sheen e padre Congar, del giovane esperto che avvertiva tutta la responsabilità di un incarico prestigioso e impensato, capace di ascoltare avidamente e di elaborare in poche righe dattiloscritte l'ossatura del testo che avrebbe definito la dimensione missionaria della Chiesa nel XX secolo. Oggi quelle poche pagine sono conservate all'archivio segreto vaticano, intessute dell'ecclesiologia trinitaria che fonda la missionarietà. Il bene ha la necessità in sé di comunicarsi, di darsi, non può stare in se stesso la cosa buona, la bontà stessa essenzialmente è comunicatio. E questo ci appare nel mistero trinitario interno di Dio e si diffonde nella storia della salvezza e nella nostra necessità di dare ad altri il bene che abbiamo. Capitolo di uno degli istituti missionari più numerosi del mondo ha salutato il Papa immerso nei ricordi. Vietnamiti, cubani, africani, tra loro anche un verbita cinese. La Cina le vuole bene, ha detto al Papa, che ha risposto anch'io voglio bene alla Cina. Prima di lasciare quello che ha definito un angolo di paradiso, una breve passeggiata. Un grande dono da parte del Santo Padre, in più un riconoscimento del nostro lavoro missionario che facciamo in tutto il mondo e anche un incoraggiamento per i nostri missionari sparsi in tutto il mondo a rimanere fedeli alla nostra chiamata di essere missionari agentes, no?